Ciao a tutti ragazzi, sono Andrei dello staff Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, link poi in Facebook in descrizione, se vi va mettete un bel piace. E sono qui oggi per presentarvi insieme a Max, sempre dello staff www.letsplayfifa.it, link poi in Facebook, ok. E siamo qui per una nuova serie che ha ideato lui sinceramente e ha anche dato un nome bellissimo, diccelo Max. Squad Week Challenge, perché noi siamo dei tipi British. Mamma mia, quanto siamo British. In pratica sarebbe una serie dove noi facciamo uno squad builder a testa e poi alla fine c'è la sfida tra questi due squad builder, cioè gli highlights della partita, o meglio solo i gol. E con lo stesso budget dovremmo fare la squadra, budget che per la prima settimana, cioè per questo primo episodio, sarà di 50.000. Sì, e poi ogni volta andrà a raddoppiare. Raddoppiando di settimana in settimana. E quindi, boh, se tu non hai altro da dire, io direi di passare alle presentazioni delle squadre. Va bene. Iniziamo subito la presentazione della mia ibrida, perché come abbiamo spiegato, abbiamo poco tempo l'uno, e quindi iniziamo. Portiere, Serie A. Quello che ho scelto della mia ibrida è Samir Handanovic, veramente un muro, 87 tuffi, 88 di riflessi, 84 di posizionamento, veramente un bel portiere. Poi, terzino destro, ho scelto per questa ibridazza, è Kyle Walker. 92 velocità, 78 di difesa, 70 di passaggio con ottimi cross e 78 anche di colpo di testa, quindi può essere anche utile in questa chiave, diciamo. Difensore centrale che fa strong link con Kyle Walker e parliamo di Vertonghen. Vertonghen, oltre a un'ottima tecnica difensiva, 81, 82 colpo di testa, 72 velocità, ma anche 74 di passaggi, e quindi è un difensore cosiddetto di impostazione. L'altro difensore centrale pecca molto nei passaggi, cioè a 60, però è molto veloce, 79, 79 di difesa, 80 di testa, parliamo di Giovanni Gesù, Juan Jesus. Terzino sinistro di questa squadra, un altro brasiliano che linka con Juan Jesus, parliamo di Felipe Luis. Felipe Luis, 83 velocità, 78 passaggio, 79 di dribbling, 81 di difesa e anche una discreta fisicità che non guasta mai, visto che in quel ruolo molti non sono fisici. Centrocampo centrale, il primo dei tre è Axel Witsel, 71 velocità, 72 di tiro, 78 di passaggio, 84 di dribbling, 77 di difesa e 4 stelle skill. Quindi un bel dribblatore che sa anche difendere, il top in quel ruolo secondo me. Centrocampista centrale del Manchester United, costo sui 4.000 crediti e parliamo di Marouane Fellaini, 71 velocità, 72 di tiro, ma soprattutto 81 di difesa, 85 di testa e una fisicità mostruosa. L'altro centrocampista, il terzo, il più tecnico di tutti, quello che con la botta dalla distanza, come gli altri due del resto, ma anche con un gran passaggio, Anderson Hernanes, 83 di tiro, 83 di passaggio, 86 dribbling, 5 stelle di debole, è anche bello veloce, veramente molto molto forte. Alla destra di questa squadra, Hulk, la bestia, 86 di velocità, 85 di tiro, con oltre 90 di potenza di tiro, 90 e passa di forza fisica, 83 di dribbling, 4 stelle skill, 79 di passaggio, un fenomeno, un mostro, ha un tiro devastante. È devastante anche la nostra prima punta. L'avete già visto in qualche squad builder. Benteke! 81 velocità, 81 di testa, 75 di tiro, 75 di dribbling. Un mostro fisicamente, è veramente anche lui devastante. E concludiamo la nostra fantastica ibrida con l'ala sinistra, Dries Mertens. Ok, il costo complessivo di questa ibrida, ora vi faccio vedere uno per uno tutti, è di 42.000 crediti. Vedete? Là vedete i prezzi intanto. Ok, quindi questa è la squadra, se fate la somma e non vi fidate è 41 crediti. E ora lascio la parola a Max, ciao. Questa è la mia squadra per oggi, partiamo come sempre dal portiere, che in questo caso è Mignolet, portiere che mi piace molto perché ha molti riflessi ed è molto plastico negli interventi. Lo usavo anche l'anno scorso, non usavo l'anno scorso Van der Biel, un terzino che mi è stato consigliato quest'anno, molto veloce ma anche tecnicamente molto bravo, sia in fase di attacco che in fase di difesa. Tecnicamente ma anche fisicamente è molto bravo, anche il primo dei difensori centrali della formazione, Kabul, francese del Tottenham, molto bravo come ho già detto, sia fisicamente, un vero armadio, che tecnicamente. L'altro difensore lo conoscete, anche lui tecnicamente è molto bravo, 79 di difesa, anche 77 di velocità, è David Luiz, che sappiamo tutti, buggatissimo, una vera sicurezza. Terzino sinistro, l'inglesino dell'Arsenal, Gibbs,
molto veloce, ancora di più di Van Der Wiel, 84 di velocità, ma anche tecnicamente con il suo 74 passaggi, 73 di difesa, molto bravo in fase d'attacco, in fase di difesa, un bel 78. Primo dei centrocampisti, questo è un 4-3-3 del terzo tipo. Matuidi, il francese del PSG, un altro armadio in mezzo al campo, veramente imponente a livello fisico. Poi al centro del centrocampo troviamo Sissoko, il francese del Newcastle, completissimo, ricorda molto Pogba perché sa fare veramente tutto. Tanta velocità, 73 tiro, 71 passaggio, 74 dribbling, 77 difesa, 74 testa, veramente mi è piaciuto davvero molto. Un altro che mi è piaciuto, ma mi è sempre piaciuto, è Tioté, che ha 74 di velocità, ma soprattutto 81 difesa, 72 testa, 74 dribbling, 71 passaggio, è enorme, in mezzo al campo non passa nessuno. Alla destra troviamo Ben Arfa, anche lui un gran bel giocatore, 80 per velocità, bravissimo nel dribbling, 86, 76 passaggio e 76 tiro. Anche un bel 70 di testa, veramente dà un grande contributo lì davanti, così come lo dà con la sua velocità e la sua atleticità Gervinho. Nella realtà sta facendo molto bene, anche la versione in-game non è da disprezzare, con 88 velocità, 72 passaggio, 82 dribbling, veramente una risorsa lì davanti, così come una risorsa Haruna Koné, che è usato con lo stile intesa cacciatore, veramente bravissimo, 86 velocità, 73 tiro, 78 dribbling, 76 di testa, uno degli attaccanti più completi di questo gioco, si paga anche pochissimo, 600 crediti circa l'ho pagato, veramente una bestia. Ok, questa qui è la nostra sfida, la sfida tra i due squad builder. È stata una bella partita, il primo tempo noiosissimo, infatti come vedete è finito 0-0, però nel secondo ci saranno più gol, no? Comincia la caterva di gol che mi porterà a disintegrare altri. Sì, disintegrare sono parole grosse. Non mi sono trovato molto bene con la squadra, infatti l'ho usata anche successivamente, l'ho usata anche nelle stagioni. E perché il 4-3-3 è un modulo che ho riscoperto dopo quasi un anno che non lo usavo, soprattutto via dei centrocampisti, infatti ho cercato troppo molto questa squadra, e delle ali, soprattutto c'è sorpreso tanto per quanto comunque anche se mi guardato. Eh sì, con i piedi Gervinho direi che non è il top. Però insomma, Ben Arfa invece con i piedi, come vedete da questa punizione, ci sa fare, eh. E poi c'ha le 5 stelle skill. Anche a me il tridente comunque è piaciuto molto perché Hulk è veramente devastante. Cioè, un mancino che gioca sulla fascia destra, che è un'ala con 4 stelle skill, con 90 di forza fisica, con una potenza di tiro fantastica. Anche Max l'ha usato e gli è piaciuto, no? Ora Diciamo tiro sponda le traverse così. sì, io mi ricordo che su FIFA 12 invece tipo a 90 velocità ma sembrava 65 in game. Invece quest'anno diciamo che anche la sua velocità si sente, cioè non ci sta nessun problema. Qua guardate che bel gol sculato che ha fatto Max, ma vabbè, siamo abituati ormai. Però tranquilli che ne faccio anche un gol sculato dopo, eh. E Mi ha attaccato con me è veramente una bestia, una sorpresa per tutte le sì, poi anche su FIFA 12 era devastante, diciamo che Koné è una sicurezza da tanti FIFA. No? cosa che volevo dire, che mi ha sorpreso tanto Sissoko, che non avevo mai usato. L'ho sempre voluto usare perché le statistiche interessanti, ma si è preso veramente tanto. Però non so se è stato aiuto da questi, anche loro sono fenomenali, proprio in primitiva, ma veramente sa fare tutto. Diciamo che hai un centrocampo molto fisico. E intanto qua vedete al 95esimo che bel gol che fa Hulk. E ora ci sarà il pareggio, purtroppo. Vabbè, guardate voi. E niente. Sì, appunto, le due squadre sono state belle. Per 50.000 direi che li valgono più che tutti, no? Sì, per adesso sono ancora la squadra più sottile, la gente hanno quasi tutto visti, che la gente ha dato i campi per i soldi. Queste qua sono quasi dei consigli che vi diamo, tipo sarà
Sì, poi dipende, poi ovviamente la partita la vince anche chi è più forte. Vabbè. Comunque, per questo primo episodio è tutto. Direi che se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Nella sezione commenti dateci qualche consiglio. Un saluto da Andri. Ciao a tutti.